Quando Mara mi ha comunicato che era stata scelta la lettera X come vincolo tematico di queste serate bresciane di tango e solstizio, ho subito pensato ai fratelli Exposito. Exposito con la X. Ed è con sommo piacere che vengo a rendere omaggio a questi due grandi del tango, lanciati sin dall'infanzia nei difficili territori della ricerca originale, uno nella poesia e l'altro nella musica. La lettera X ha un fascino speciale, almeno in spagnolo. Si racconta che lo scrittore Valle Inclán, in un'intervista che gli fecero prima di salire sulla nave che l'avrebbe portato in Messico, rispose a chi gli domandava i motivi del suo viaggio. Perché Messico è un paese che si scrive con la X. Ultimamente la X sembra essere la lettera preferita dai marchi commerciali che fanno leva su proprietà misteriose ultime di ritrovati tecnici o scientifici inediti. Forse perché richiamano altre parole ricorrenti del desiderio che pure si scrivono con la X. Parole come eccellenza, climax, esito, eccesso, extremo, experimentar, explorar, sexo. Comunque un nome proprio di persona scritto con la X al posto della consonante abituale, pensiamo a Roxana o Xavier, acquista una connotazione antica da lingua romanza aristocratica. Ho sempre creduto, sbagliando, che la lettera X degli Exposito fosse una correzione nobile del cognome italiano Esposito. Invece Manuel, il loro padre, era figlio di NN, un'altra X. E il nome l'aveva ereditato dall'orfanotrofio dove era cresciuto, la Casa de Niños Expósitos di Buenos Aires. Don Manuel Exposito era un anarchico e portava con fierezza quel nome che l'aveva spronato a farsi una vasta cultura storica e letteraria, a imparare dattilografia e scenografia che l'avrebbero aiutato nella sua vocazione di scrittore, senza mai abbandonare il suo redditizio mestiere di pasticcere. Con la moglie Raffaella del giudice Caffaro, anche lei anarchica, che si era meritata lo pseudonimo di Lucha, Lotta, si stabilisce a Zárate, nella provincia di Buenos Aires, dove installa un negozio di gastronomia e dove nasceranno i suoi figli. È eloquente che per loro scelga nomi di poeti, Omero e Virgilio. E se non vado errata, Ugo per il terzo e ultimo figlio. Omero Esposito nasce a Campana il 15 novembre del 18 e morirà a Buenos Aires nel 87 a 69 anni. È il cocco di casa, lo chiamavano infatti Mimo, Coccole, e chissà la soddisfazione di suo padre nel vederlo riempire sin da piccolo centinaia di pagine di poesia accuratamente dilografate e incessantemente corrette a mano. Estroso, vince tutti i concorsi di maschere per bambini. Rimase famoso il suo travestimento da lampadina. Ma il suo comportamento a scuola è assai turbolento. Tanto è così che Don Manuel, lasciando da parte il suo anticlericalismo, gli farà fare il liceo nel severo collegio cattolico San José della capitale. Ha appena 14 anni quando vince il primo premio in un concorso di poesia del noto giornale Noticias Gráficas. Il giovane Omero, giocatore di rugby, suonatore di ukulele, frequenterà la facoltà di filosofia e lettere, ma ogni tanto interromperà gli studi per farsi carico della pasticceria della famiglia. Questo è la cronaca. Virgilio Esposito, più piccolo di 6 anni, nasce il 3 maggio 1924 a Zárate e morirà a Buenos Aires nel 97, 73 anni.
10 anni dopo Socrate. Un altro artista precoce e prolifico. A 4 anni comincia a studiare pianoforte. A 9 anni prende il diploma di teoria e solfeggio presso il conservatorio della provincia fondato dal violinista tedesco Juan Elbert, allievo di Max Reger, che ha formato una generazione di musicisti come Armando Gontier, Héctor Chupita Stramponi e Cristóbal Herreros, amici dei nostri. Gli immigrati erano maestri senza pregiudizi, questo lo posso testimoniare, che suonavano il repertorio classico, jazzistico, tango, facevano parte di orchestre stabili o di bande. C'era sempre un'opera in cartellone dove partecipavano loro. Il figlio passa con goduria da Mozart, Chopin e Brahms a Jorge, George Gershwin e Duke Ellington, decifrando le forme e le armonie. Dopo la scuola primaria viene iscritto al liceo militare di Escobar. Il padre voleva addressarli in quel momento, dove l'insegnante di musica è niente meno che Alberto Ginastera, notevole esponente dell'avanguardia musicale argentina. Non sono tifoso di Boca né di Racing, diceva mio figlio alludendo alle squadre di calcio. Mi piace solo parlare di musica. Sono musicista. Due fratelli sputati al loro padre. Una curiosa e eccezionale genia di autori e promotori di cultura. Cosmopoliti, poliglotti, sono stati organizzatori, registi, attori di importanti iniziative del teatro amatoriale. Hanno messo in scena Piccola città, Our Town, di Thornton Wilder, nello stesso anno della prima degli Stati Uniti, 1938. Questo qui aveva 10 anni. Omero ha sempre scritto fino all'ultimo giorno sonetti, una sorta di ginnastica, diceva. Lo stesso Virgilio, sempre a comporre, a formare un complesso come esercizio di mantenimento, o musica da film negli ultimi tempi. Entrambi hanno lavorato al SADAIC, la Società di Autori Argentini, uno come tesoriere, l'altro come professore di canzonistica, lasciando un segno indelebile persino nei giovani del rock. Da tenere presente che il generoso, noto locale di prelibatezze astronomiche, sosta obbligata dei tanghisti e dei teatranti in tournée, era un in più del nutrimento intellettuale. Sempre insieme i fratelli Esposito nella vita, nel tango, nella canzone d'autore. Tra l'uno e l'altro hanno creato più di 2000 composizioni, grandi. Precorritori dei tempi, liriche e musica di alto livello, una spaccatura nei confronti dei modelli consueti, perfetti capolavori che oggi, dopo tanti anni di sospensione in una sorta di limbo, interpreti più grandi del mondo immettono nel loro repertorio. La loro vera ottima opera prima è Maquillage. Questo tango, più cosa più unica che rara, prevede una citazione recitata. Sono versi di un sonetto di Luperzio e Bartolomé, Leonardo de Argensola, altri due fratelli, poeti spagnoli a cavallo tra il 5 e il 600, a una donna bellissima che nascondeva la barba, la propria barba, col trucco. Gli endecasillabi vi dicono: il cielo azzurro che vediamo tutti non è cielo né azzurro. Gran peccato che una tale bellezza non sia vera. Ebbene, Maquillage, un tango fondamentale nella storia del tango, è stato creato da un compositore 14enne e un poeta 20enne. Tu che timida e fatale ti aggiusti il dolore dopo che hai singhiozzato, saprai come ti amai il giorno che ti sei svegliata senza fede, senza trucco, pronta per il viaggio che affonda nel colore finale. Naranjo e Flor, subito dopo, glielo ha registrato Troilo con Floreal Ruiz. C'è già il loro stile maturo, la metafora inusitata, il gusto per gli ossimori,
la quasi ossessione per la parola ieri, loro così giovani, così proiettati verso il futuro. Profumo dell'arancio in fiore, promesse vane dell'amore, fuggite via con il vento. Domani che importanza ha tutta la mia vita e ieri? Il passato mi trattiene, l'eterna e vecchia gioventù mi ha lasciato impaurito come un passero senza luce. Assurdo, vals, valserino, che avrete ballato chissà qualche volta. Rime e assonanze nello stesso verso, intraducibile musica della parola. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo, luchando en el ser. Poteva l'amore annodare, ma dubito potesse lottare e vincere. Una casa era povera, l'altra ricca, il che facilmente spiega che non è potuto essere. Cos'è poi Parigi per loro? Mito da demistificare e da rimeditare. Sempre Parigi. E dietro un velo sempre Parigi che vende per azzurro il grigio. Il boulevard nero di sole e per amare l'alcol, il rasoio del salario, un dollaro, ognuno più tenero del mughetto, e l'acqua bassa del percale astrale del cabaret, e così per noi striptease, metà cocotte, metà attrice, e i barboni privi di senno, e il male di Koch, Parigi, sempre Parigi per sognare, sempre Parigi per morire, senza pre-Parigi per rotolare, senza essere una non, né una mimì. E qua ho fatto un po' di pasticcio, ho unito due pagine di sempre, mi succede qualche cosa così. Sì, no. Questi due hanno scritto insieme Vetteveni, un bolero. Forse il bolero più famoso. I boleri sono messicani o cubani, li hanno scritti questi due argentini. Bolero lanciato da chansonnier, pianista cubano Pola de Nieve, che ha fatto piangere intere generazioni. Vero, Chico? Anche a te. Sì. E figlio di Almodóvar. Sono 70 anni che si piange con questo bolero strappalacrime terribile, con carabellissimo. Come fa? Come fa? Qual è? Com'è che fa? Com'è che fa? Vettevi, però non so bene le parole. Ve lo traduco. Ho le mani disfatte da tanto stringere e non posso trattenerti. Via da me! Sarò nella tua vita la cosa migliore della nebbia ieri, quando arriverai a dimenticarmi com'è migliore quel verso che non possiamo ricordare. E adesso diamo tutta la scena, Virgilio, che suona da pianista e canta con intimo struggimento il tango Ciao, non va más, scritto insieme al fratello Omero, del quale dovreste avere il testo originale e la traduzione che vi ha dato madre adesso. Non ho altro che passare tutta la scena completa con me.